La lista civica alla Pigna ha presentato una doppia mozione, una che riguarda via Cassino e una che riguarda via Fiume Abbandonato, in consiglio comunale. Le due mozioni propongono la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di entrambe le vie, poiché molto trafficate e prive in diversi punti di segnaletica verticale che evidenzi il passaggio dei pedoni. Che interventi propone la Pigna per queste due vie? Allora, per quanto riguarda via Fiume Abbandonato e via Cassino, sono tantissime le segnalazioni che arrivano da anni dai residenti ravennati che risiedono in queste vie e che, come sappiamo, sono vie con un alto tasso di traffico, spesso pericoloso perché essendo vie abbastanza larghe le macchine purtroppo passano anche a velocità sostenute e sono anche vie molto trafficate da parte dei pedoni in quanto in queste zone appunto insistono attività commerciali, nel caso di Via Cassino il mercato appunto cittadino 2 volte la settimana. Noi quindi chiediamo di mettere in sicurezza quelli che sono gli attraversamenti pedonali di entrambe le vie che ad oggi per quanto riguarda Via Fiume Abbandonato sono semplicemente strisce bianche segnate per terra. Per quanto riguarda Via Cassino sono in parte in sicurezza, diciamo, quindi segnalate anche con segnaletica verticale nella parte più vicina alle scuole, ma nella parte invece più vicina a Via San Mamma e appunto alla piazza del mercato Sighinolfi sono semplicemente strisce per terra, quindi risultano essere pericolose e a nostro avviso va fatto un intervento radicale per poter appunto assicurare tutti i pedoni che le percorrono. Per quanto riguarda in particolare poi Via Fiume Abbandonato, chiediamo anche di rivedere la posizione di alcuni dei passaggi pedonali, ad esempio mi viene in mente quello di fronte alla Comunale 8, che è un passaggio pedonale molto utilizzato anche perché è adiacente all'unico ingresso, a quello principale almeno del CMP, che risultano essere coperti dalla curva e quindi spesso e volentieri chi transita in Via Fiume Abbandonato e si reca al CMP non vede il pedone che sta attraversando, per cui ripeto, a nostro avviso va fatta anche una revisione del posizionamento di alcuni dei passaggi.